approvate, amici di Gilda TV. La legge 107 prevede che il nuovo reclutamento verrà fatto in 3 anni ed entro il 15 gennaio il governo dovrà emanare il decreto legislativo previsto. Ci sono novità? Servizio di Alberto Falcone. Innanzitutto si sta vociferando, visti i tempi molto stretti, che ci possa essere una richiesta da parte del governo che inserirà nella legge di stabilità finanziaria una richiesta di proroga di 6 mesi per quanto concerne alcune leggi deleghe che non saranno pronte per metà gennaio. E tra queste potrebbe esserci anche quella sul reclutamento. Innanzitutto ricordiamo, facciamo il punto su cosa prevede questa legge delega sul reclutamento. È previsto nella legge 107 che il futuro del reclutamento verrà fatto in 3 anni. Il primo anno servirà per conseguire una sorta di abilitazione all'insegnamento e quindi ci sarà un concorso di accesso per poter entrare in questo percorso. Il primo anno sarà prettamente universitario, sarà gratuito, dice la legge delega, e non solo, dovrebbe essere previsto anche un compenso per i frequentanti. Chi alla fine di questo primo anno si entra nella fase appunto del tirocinio. È un tirocinio che dura 2 anni attraverso probabilmente una nuova figura contrattuale in cui verranno definite le modalità, quindi stipendiali, stipendi di queste persone. È un percorso che si dovrà attuare sia nella scuola sia nell'università. E alla fine di questo biennio, se si superano i vari step previsti, appunto si potrà cominciare ad avere un contratto a tempo indeterminato e entrare nei ruoli dello Stato. Chi si è già abilitato con il PAS o il TFA, che sorte avrà? Ci sarà una fase transitoria? La legge delega prevede anche una fase transitoria e le parole anche di Renzi ultimamente, che ha detto espressamente che chi sta lavorando nella scuola non può essere lasciato indietro, fanno pensare che appunto questa fase transitoria dovrebbe per consentire a chi è attualmente in seconda fascia, quindi ha fatto già un percorso abilitante, per di poter accedere in qualche maniera in questo sistema di regolamento. Siamo ancora nelle fasi interlocutorie, ma sembra accertato che chi è già abilitato possa saltare il primo anno, cioè l'anno di specializzazione a fare l'università verrebbe abbonato per questo tipo di docenti già abilitati e dovrebbe passare alla fase successiva. Non si capisce bene se la fase successiva dovrà durare 2 anni o un anno solo, anche in funzione del servizio già effettuato da parte di questi colleghi, e questo è un aspetto che verrà, diciamo, discusso. Voglio precisare una cosa che non ho detto prima, ma voglio precisare che questo nuovo sistema di reclutamento, la legge delega parla soltanto alla scuola secondaria. Per la scuola primaria, quindi scuola elementare dell'infanzia, rimane il vecchio sistema, quindi la laurea abilitante con il concorso ordinario per poter accedere al 50% dei posti e le graduatorie di esaurimento laddove ce ne sono ancora, in particolare per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria sono quasi tutte esaurite. E che cosa succederà ai docenti che hanno già maturato 36 mesi di servizio? Anche questo è un problema aperto e di cui si sta discutendo. Quasi certamente, occorrerà fare un percorso facilitato per queste persone e non incanalarle nel percorso ordinario. Quindi si sta parlando anche qui di una possibilità di accedere direttamente, senza una fase selettiva, a questo percorso, farsi l'anno di specializzazione e abilitazione e poi anche qui probabilmente la richiesta che noi come Gilda faremo, appunto anche di valutare il passato, quindi a seconda degli anni di anzianità di servizio, fare 1 o 2 anni di tirocinio per poter in qualche modo accedere ai ruoli del futuro. Quindi questo è quello che si sta prefigurando. Se il percorso è questo, sarà molto difficile che partano quei TFA di cui si sta parlando da ormai diversi mesi, perché questo percorso dovrebbe sostituire in toto tutto ciò che già esiste. Quindi
il fatto che si stiano spostando sempre più in là nel tempo la partenza di questi TFA fa pensare che si voglia inserire una soluzione per chi è già abilitato e per chi deve prendere l'abilitazione di terza fascia ma al servizio all'interno appunto di questo nuovo percorso di reclutamento previsto dalla legge delega. Ringraziamo il professor Antonazzo per il suo intervento. Alberto Falconi da Cuneo.